Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Vagitali. Oggi parliamo di una bella dashcam della TS Fong che ve la faccio vedere perché la siamo già andati a installare. Allora, questa dashcam ha una telecamera frontale, poi ne ha una a destra, una a sinistra e una posteriore. Vedete lì si vedono già le quattro telecamere e la view, diciamo, generale. Poi è possibile ovviamente andare nel menu dove ci sono tutte le impostazioni del caso. C'è una micro SD all'interno, quindi ovviamente registra eventuali urti e tutto, e dalla comoda applicazione che potete installare sia su smartphone che su tablet che su Android che su Apple, dove vi pare, potete poi andare ovviamente a ripescare via wifi tutte le registrazioni fatte. Vi faccio vedere qui che si vede molto meglio secondo me, magari spengo un attimo la luce, ecco, vi faccio vedere cosa si vede. Questa è la vista posteriore, queste sono una laterale, l'altra laterale. Potete ovviamente, ve lo faccio vedere in real time, andare a muovere, vedete la posizione fino ad arrivare lì dove mi vedo io, vedete, e poi eventualmente potete scegliere se fare vedere più una parte, diciamo qui, dello specchietto. Questo è utile perché molto spesso le dashcam inquadrano solo davanti perché sono mono, sono dual se inquadrano anche dietro, ma non inquadrano mai di fianco. Quindi la vera chicca è la possibilità appunto di avere anche altre inquadrature e una vista totale. Questa ovviamente è quella frontale. Qui potete andare a impostare i varie impostazioni sia della registrazione che anche poi andare a vedere sia le foto che i video che vengono fatti. Vengono scattate le foto in caso di incidente, quindi in caso di incidente si autoattiva e auto fa le foto, diciamo, ma il grosso poi delle impostazioni, qui diciamo è solo un visualizzatore e vi permette poi anche di scaricare i video, ovviamente ce l'avete sulla dashcam stessa, perché poi comunque dovete mettervi lì. Ovviamente la prima volta, ora l'abbiamo appena installata, bisognerà andare poi a fare tutte le varie impostazioni. L'abbiamo collegata al sottochiave della macchina, quindi poi quando spegniamo la macchina ovviamente si spegne e non ci scarica la batteria. Vi danno già tutto il cablaggio, affidatevi però, ve lo consiglio, a un installatore, perché comunque bisogna far passare tutti i cavi, nasconderli, andare a prendere il sottochiave della macchina, quindi non è un'installazione poi semplicissima. Potreste anche, volendo, infilare direttamente lo spinotto nell'accendisigari della macchina, però insomma sono quelle installazioni un po' brutte, poi avete i fili che vagano nella macchina. Vi consiglio di andare da un'elettrauto, se siete in Emilia Romagna venite qui, Centro Autoradio Ferrara, cercate solo su Google, ci trovate subito, o altrimenti affidatevi a un installatore di zona, diciamo. Questa non c'è poi molto da dire, le dashcam sono tutte molto simili, noi le abbiamo installate, provate un po' e funziona bene, quindi non abbiamo aspetti negativi da darvi, bisogna semplicemente ovviamente configurarla a proprio piacimento. Detto ciò, non ci rimane che ringraziare TS Fong per avercela fatta avere. Ovviamente c'è il suo manualetto all'interno, è in inglese, ecco, magari non c'è l'italiano, ma comunque è abbastanza comprensibile, aiutatevi magari col traduttore di Google, ma comunque noi l'abbiamo per ora fatta andare senza neanche averlo aperto, siamo riusciti tranquillamente a attivare la wifi, installare l'applicazione qui che ve l'ho fatta vedere sull'iPad, ovviamente normalmente la si tiene su un telefono per comodità, e funziona tutto alla perfezione. Quindi super promossa, TS Fong fa un sacco di dashcam, anche ovviamente magari più economiche, con solo una telecamera frontale o due telecamere davanti e dietro. Ci hanno mandato una di quelle migliori, proprio perché, vi ripeto, ha questa bella funzionalità di avere le telecamere anche laterali, che sono una vera chicca. Da questa dashcam è tutto ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale e fateci sapere nei commenti se avete qualche domanda, che ovviamente non c'è problema, vi spieghiamo bene il funzionamento di questa dashcam. Alla prossima ragazzi, un saluto da tutto lo staff di Vagitali.